Gen 3.5, hai detto prima, si sta sviluppando già la vettura, sono molti lavori dietro, ma Radio Box, o l'orecchio lungo dell'Electric Motor News, come dico io, ha sentito che c'è questo grande, tra virgolette, problema, ma non è un problema, si risolverà prima o dopo, che è la ricarica. Ricarica sì, ricarica no, ricarica come? Come sarà? Bah, però questo non attiene necessariamente alle 3.5, nel senso che la ricarica partirà già da questa stagione e quindi comunque stiamo lavorando ufficialmente. Qua abbiamo fatto dei test e poi diciamo la ricarica, l'attack charge dovrebbe fare il suo esordio alla gara di Misano, quindi alla gara in Italia, un motivo in più per seguire con attenzione quella meravigliosa gara. Per quanto riguarda 3.5, quindi la generazione prossima delle vetture da competizione, io sono sicuro che vi piaceranno moltissimo, è un ulteriore passo in avanti in termini di performance, in termini di concetto rispetto a questa vettura, la dimostrazione che questo campionato continua a evolversi e continua a bruciare le tappe nel tempo, nel senso che saremo a un ulteriore step in solo 11 stagioni. Ci sarà un passo in avanti che sarà come sempre un po' l'avanguardia rispetto a quella che poi sarà la mobilità elettrica che arriverà sulle strade di tutti i giorni. Una vettura che in alcune condizioni sarà trazione integrale perché sfrutterà il motore anteriore in alcune condizioni, ad esempio sotto attack mode, e avrà diciamo, anche un design leggermente diverso e avrà un'evoluzione delle gomme. Le stiamo testando assieme al fornitore Hankook per avere poi diciamo, la mescola che sia che garantisca il miglior compromesso, ma con un occhio molto orientato alla performance, con grande piacere dei piloti.